Quando si parla di infrastrutture e di trasporti pubblici è inevitabile che l'argomento in Puglia riporti alle questioni Ferrovie Sud-Est. L'acquisizione, nonché il salvataggio dell'azienda ferroviaria, è un'operazione che, secondo il ministro dei trasporti, Graziano Del Rio, andrà in porto mentre la magistratura vorrebbe dichiararne il fallimento. Credo che col commissariamento abbiamo riportato le Sud-Est, diciamo, finalmente in mezzo a mille difficoltà a rifunzionare. È chiaro che adesso c'è bisogno di una linea di investimenti più forte, la prospettiva di Ferrovie dello Stato io credo sia la soluzione vera, stiamo concludendo questa operazione, dopodiché noi siamo totalmente a disposizione della magistratura, abbiamo sollevato noi con numerosi esposti alla magistratura il problema della chiarezza, della trasparenza, della pulizia, quindi come ho già detto più volte, credo che siamo sulla strada giusta e siamo vicini alla soluzione. Sulla riforma costituzionale, sull'eccesso di produzioni normative da parte delle regioni, è intervenuto il ministro degli affari regionali Enrico Costa. Le riforme, secondo il ministro, vanno nella direzione di un ordine tra competenze dello Stato e quelle delle regioni. Io denuncio l'iperproduzione normativa, talvolta anche contraddittoria, e la riforma costituzionale mi pare vada nella direzione proprio di cercare di fare un po' di ordine e di assegnare alcune competenze allo Stato che oggi, diciamo, se assegnate alle regioni, non fanno chiarezza e determinano anche dei limiti alla crescita del nostro Paese. E infine la scuola, anzi la buona scuola del governo Renzi. A snocciolare cifre sugli impegni finanziari per l'edilizia scolastica è il ministro Giannini. Abbiamo messo in campo forze gigantesche economiche e strutturali per l'edilizia scolastica, ho citato i numeri, ad oggi il 45%, 43% dei fondi destinati fino a quest'anno sono stati spesi, parliamo di 4 miliardi e altri 2 miliardi e mezzo sono da qui al 2017, 13.000 interventi fatti su 40.000 scuole, quindi significa che c'è un lavoro per la prima volta coordinato a livello nazionale. Ora sono i sindaci che devono spendere, che devono programmare, ma finalmente hanno la condizione per farlo. La buona scuola è quello che ho detto qui, l'edilizia scolastica, il piano nazionale della scuola digitale, un'educazione alla salute che entra strutturalmente nelle aule e nelle classi per i nostri ragazzi, è una formazione per gli insegnanti che non si era mai programmata a livello nazionale, che dà la certezza a ciascun docente di avere il diritto di continuare ad imparare. Questa è la buona scuola.